Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla gara di e-mountain bike del centro gamma. Oggi correrò con la e-bike e guardate che razza di partenti. Questa è la zona iscrizioni. Gazebi allestiti da Claudio, l'organizzatore. De Giacomi, gli diamo la bicicletta a noleggio, sì. Come procede Claudio? È una fatica, come al solito mettere le squadre e fare le squadre nel migliore dei modi è veramente uno stress. E infatti guarda, però, con chi mi fai correre? Ti faccio correre con uno sfigato di uno. Non puoi presentarlo così. Sì, sì. Su moto.it il mio compagno di squadra, lo sfigato pazzesco, Davide Masini. Ciao Davide. Ciao. Qual è la tua bici? Questa qua è bloccata però. Ma è muscolare? Sì. Come funzionano le coppie? No, seriamente, siamo un e-bike insieme a una muscolare. Sì. Si prende il tempo sul secondo. Scusa, sei scaramantico? No. 17. Sì, sì, ok, noi siamo il numero 14. No. Andiamo a metterlo sulla bici. E via. O pedala, Per forza. Bravo. Poi qua un'altra coppia d'assalto con Giorgio Botturi. Ciao. Sei carico? Sì. E bike muscolare? Vai. Bravo. E poi chiediamo la liberatoria al suo papà per metterlo in video. Guardate chi è. Ciao Botu. Sto a posto. A posto? E vai con muscolare? Graziella. Graziella? Quindi tu sei con la muscolare. Qua c'è il gonfiabile della nostra gara di e-mountain bike, la mia prima con la e-mountain bike, e vi faccio vedere anche la protagonista della mia pedalata di oggi. La TOC MIG R, sono già in modalità boost perché il giro è breve ma intenso, e pensate un po', questa è la TOC che mi ha prestato direttamente Livio Suppo, la sua bici personale, per fare questa gara. Quindi grazie Livio, grazie Stefano Migliorini e grazie a tutti i ragazzi della TOC, anche Ambro, per questo lavoro fantastico e soprattutto per questa bici meravigliosa. Meglio di così non poteva andare. E tra poco inizia la gara, sarò in coppia con Davide Masini, io con la elettrica e Davide. Guardali qua, guarda, eccolo, elettrica, arriva quello col motore. 1-1, vai! Però stacco manetta, due con la muscolare. Gara finita, adesso sentiamo un po' di protagonisti della gara di mountain bike del centro gamma. Com'è andata? Benissimo. Secondo te com'è andata? Bene, questa è la parte bella, bravi. Bravo. Proprio anche i protagonisti della Dakar. Gare corte e bevute lunghe. Per corte ma dura qua, è stata bella dura. Quello che mi ha buttato giù, guardalo lì, guardalo. Non mi hai fatto cadere apposta perché ti stavo passando. E poi gli organizzatori, la Cate e Claudio. Mi hanno detto che hai filmato di quando hai rovesciato. Ho rovesciato, si è attaccata la maglia, ma guarda te, mi fai anche bagnare.
buttato giù nel vostro la concorrenza. Lo sapete già, girate la voce, eh? Già. Grazie Claudio, sei contento? Sì, contentissimo, anche perché è una compagnia fantastica, quindi la rinnoverò tutti gli anni e più volte all'anno. È un bel gruppo, eh? Sì, veramente molto bello. Beh, quest'anno è giunto anche il campione di ciclismo, sì, quelli veri. Quelli veri, veramente, che sono venuti, quindi troverò degli spazi apposta per poter far venire tutti, motociclisti, ciclisti e di qualsiasi sport va bene. Chi ha combinato più disastri, ciclisti o motociclisti? Motociclisti, l'apripista ha combinato più guai. Ah sì, eh. Ciao. Grazie Claudio. Grazie a te. Tu non hai corso oggi? No. Alberto sì. Tiro le calcagna però. Dopo guardi perfetti, birretta perfetta. Birretta, giusto. Molto bene. E lui fa sempre riprese, adesso invece ti intervisto mentre mangi. Guarda anche l'altro. Che ansia. Mazza quanto mangiate. L'operatore video che dice che ha ansia quando viene ripresa. Vabbè sì, non sono abituato. Giusto. La coppia Bramati. Avete vinto? È stata dura perché... Ma non ditelo con questa arroganza, è sì, ovvio. Io sto dicendo, è stata dura perché ho dovuto aspettare mio figlio, però ci siamo divertiti. Basta patatine te che sei un atleta. Guardate l'atleta cosa beve e cosa mangia. Wow. Coca-Cola e patatine per recuperare. Grandi. Come è andato? Ecco il mio socio. Come è andato? Hai battuto Paolo? No. Fidatevi che lui e sono tutti buoni a fare interviste nel camper o nel paddock. Vediamo un po' chi c'è dietro la doccia senza aprire la porta. Sei dentro? Cazzo, mi sto facendo una bella doccia calda. Ale, allora, inquadro, no, da 360 poi inquadra tutto, è pericoloso. Com'è andata oggi? Bene, dai, alla fine siamo fatti una bella divertita come sempre. Devo sempre ringraziare Claudio che veramente fa degli eventi spettacolari. È bello, ritrovarsi poi dei motociclisti a pedalare, è bello. E questo è tutto dal botto dentro la doccia. Ciao Ale! Ciao ragazzi! Gara finita, veramente dura, ovviamente non è mancato un bel volo, per fortuna questa volta non mio, ma del mitico Cesco, avete visto, si è agganciato la mia maglia per gioco, colpo di manubrio ed è volato giù lui. Per fortuna in bici le velocità sono basse, eravamo inserite e non si è fatto niente. Però veramente bella la gara con la TOC, tra l'altro guardate lo spettacolo, la caricate nel furgone, in macchina, decisamente più comoda di una moto, questo va detto, ma è anche divertente, fatica incredibile, se fate le gare bisogna spingere sempre. La bici elettrica ti aiuta in salita, ti aiuta tanto, però si fatica. Ed è stato bello correre con anche i campioni come Eva Lechner della mountain bike, che hanno delle gambe pazzesche. In salita è andata al doppio di me, mi ha superato subito dopo la partenza. Ho fatto la partenza, avete visto, sono riuscito a partire primo per 3-4 curve in discesa sul piano. Poi in salita i veri pedalatori arrivano anche senza motore elettrico. Ragazzi, vanno al doppio. Bravissima Eva, ma bravissimi tutti. Tra l'altro Bottu con suo figlio Giorgio, quinto nella gara delle coppie, quindi grande prestazione. Grazie Livio, grazie Stefano ancora per questo prestito magnifico, perché mi ha aiutato davvero tanto anche nelle discese, più che in salita, dove appunto c'è il motore, lo Shimano, con motore molto naturale, da una pedalata veramente semplice, sembra di pedalare senza un motore elettrico, perché è naturalissimo nella pedalata e nell'ausilio alla pedalata. Ma in discesa bellissima, con questa abbinata della 29 anteriore, ruota da 29, posteriore 27,5, quindi tanta stabilità ma anche bella maneggevole nei cambi di direzione. E poi ci vediamo alla prossima gara o evento, magari in moto. Ma da...